nessuno mi mantiene. Io ho sbagliato, io ho chiesto scusa, è un anno che mi sento buttare merda da chiunque. Ho chiesto scusa sui giornali, sui social, ovunque. Siete gente di merda. Mandatevene a fa'. Ciao amici chips, io sono Fabrizio e Valeria è il mio cognome e benvenuti in questo nuovo video dedicato a lei. Sì ragazzi, proprio lei, avete letto molto bene il titolo, perché parliamo di una persona che è sempre presente, e dico sempre, ma veramente sempre, presente nei miei video, e stiamo parlando di Sara Affifella. Sei delle brutte persone. A distanza di un anno dallo scoppio dello scandalo senza precedenti denominato Sara Affifella Gate e a un anno dal famosissimo tradimento mariano, Sara Affifella è tornata a parlare sul suo Instagram, ha sbottato in lacrime direi, andando contro tutto e tutti. Prima di iniziare però come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, trovate qui sotto il tastino iscriviti, di fianco c'è una campanellina, cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico sul mio canale, così da rimanere sempre, veramente sempre aggiornati sui gossip, sul trash e in questo caso anche sui video shock di Sara Affifella. E ricordate, se non vi iscrivete al mio canale, siete delle brutte persone, ve lo dico io, siete delle brutte persone. Capito? Lo sappiamo tutti, Sara Affifella ha sbagliato, era fidanzata durante il suo trono, addirittura ad un certo punto aveva 3 fidanzati contemporaneamente. Con questo scandalo ha perso almeno 2 fidanzati, ma non solo, ha perso 200.000 followers su Instagram e anche molti contratti di lavoro. Dopo lo scoppio dello scandalo, tantissime aziende hanno deciso di troncare i rapporti commerciali con Sara Affifella e così, da testimonial di grandissime marche come ad esempio Garnier, Sara Affifella si è trovata ad essere senza un'agenzia, senza degli sponsor e senza un lavoro. Un'azienda tra tutte è stata proprio Garnier, che addirittura ha deciso di pubblicare sul suo Instagram un comunicato ufficiale nel quale si diceva che dopo questo orribile comportamento da parte di Sara Affifella, l'azienda non voleva assolutamente essere rappresentata da una persona del genere. È passato un anno, ma ancora molte persone non vogliono assolutamente perdonare Sara Affifella. Addirittura quest'estate, se vi ricordate, c'è stato un battibecco tra Luigi e Sara. Tramite Instagram i due se ne sono dette di ogni e ci ho fatto anche un video che vi lascio qui sopra nella i di informazioni. Ma che cos'è che è successo? In breve, i due hanno un po' litigato e, a distanza di un anno dallo scandalo, Sara ha deciso di parlare una volta per tutte sul suo Instagram, ha chiesto nuovamente scusa, ma diciamo che queste scuse non sono arrivate alle orecchie di tutti. Ma è proprio in queste ultime ore che Sara Affifella ha deciso di ritornare sul tema. Innanzitutto ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan, o forse dovremmo dire dei suoi hater. Questo perché tra le tante domande alle quali ha risposto ce n'è una in particolare dove le viene chiesto: ma ti mantiene Francesco? E Francesco sarebbe il suo nuovo compagno, il suo nuovo fidanzato che, indovinate un po' che lavoro fa? Ovviamente il calciatore, proprio come il suo ultimissimo ex, Vittorio Parigini, che era un calciatore del Torino e proprio nel momento dello scandalo, pensate un po', ha dovuto disattivare il suo profilo Instagram perché altrimenti perdeva i followers, proprio come Sara Affifella. Ma adesso sentiamo le parole di Sara Affifella contro chi le dice di essere mantenuta. Una domanda di me. Però per le persone come te e anche come le altre, ve lo dico una volta per tutte, nessuno mi mantiene, non mi mantengono neanche i miei genitori, figurati il mio fidanzato, che è il mio fidanzato. Ho la mia indipendenza economica, basta, cioè non ho niente da dire. Comunque sereni, ognuno ha le sue carte di credito. Ma non è finita qui, perché quello che fa veramente discutere è un'altra cosa. Un messaggio che viene ripostato e ripubblicato nelle storie da parte di Sara Affifella e che viene scritto da un hater che si indirizza e quindi parla direttamente ad un'azienda che ha scelto Sara Affifella come testimonial. E ancora una volta viene sottolineata questa cosa, cioè il fatto che un'azienda, secondo le persone che odiano Sara Affifella,
non dovrebbero assolutamente prendere in considerazione come testimonial, come influencer, una persona che si è comportata proprio come lei. Il messaggio in questione infatti dice: complimenti per l'onestà, fare lavorare la Sara Fifella con voi, ma chi vi segue più? Ciaone? E così Sara ha preso in mano il suo smartphone e ha deciso di rispondere una volta per tutte, dopo un anno di silenzio o quasi, a tutte queste critiche, soprattutto a chi dice che lei non deve più lavorare nell'ambito dei social. Buongiorno, questa è la mia faccia post dormita, però a parte tutto. Filtri eccetera, niente, oggi siamo così. Cosa vi volevo dire? Io volevo dire che oggi è una giornata un po' particolare, perché l'ennesima persona che ha lavorato con me ha ricevuto messaggi come quello che vi ho postato prima, sono stati anche defollowati, perché probabilmente, no? Le persone secondo alcuni non possono sbagliare e non possono cambiare. Di conseguenza, non potendo sbagliare, non potendo cambiare, devono essere marginate da tutto e tutti. Allora, partiamo dal principio che Sara, senza mettere in mezzo altre persone, è la prima carnefice di se stessa. Nel senso che io ho sbagliato, io ho ammesso le mie colpe, io ho chiesto scusa, cioè magari qualcun altro che invece se ne è pulito le mani e è passato come in realtà quello che non era. Però al di là di questo non mi interessa, non ne voglio parlare, io parlo di me e di quello che ho sbagliato io e di quello che ho creato e che cosa mi ha portato. Oltre fondamentalmente tanto l'odio che mi sono tirata addosso per colpa mia, io penso comunque di aver chiesto scusa, ho chiesto scusa in tutte le lingue del mondo, ho chiesto scusa sui giornali, sui social, ovunque. E quindi dopo un po' penso, almeno io sono fatta così, che quando una persona mi fa un torto, mi chiede scusa, per me finisce là, basta, non ce n'è più. Invece voi continuate, ma veramente, vi volete dare una regolata? Voi non sapete cosa potete fare, cosa potete creare, voi non vi rendete conto, poi magari scrivete un messaggio anche a me, io vi rispondo male, allora voi ve la potete prendere, io che sono, è un anno che mi sento buttare merda ovunque, scusate lo sfogo, merda ovunque, da chiunque, devo invece stare qua ogni giorno a sentire magari anche persone, e questo non è il caso di Vladi, non è il caso di nessuno, dove mi dicono mi dispiace, purtroppo c'è tanta gente di merda perché siete gente di merda, dove ci scrivono tante cagate, quindi tu non puoi lavorare, non puoi fare niente, perché cosa? Per uno sbaglio che ho fatto? Ok, l'ho fatto, ma basta, veramente basta. Cioè, si tratta più del lavoro, delle cose. Qua si tratta che comunque c'è una persona che ha messo sui errori e che, come devo dire, non è il lavoro. E sono veramente stanca. Sono veramente stanca. Ma che cosa vi viene in tasca a voi a scrivere alle aziende? Ma che cosa? Ma a te che te ne importa? A te che te ne fotte che io faccio un lavoro o no? E a me mi volete mettere in croce? Mandatevi una foto. Ragazzi, c'è stata anche una frecciatina nei confronti di Nicola Panico. E se ve la siete persi, sentite meglio che cosa ha detto. C'è magari qualcun altro che invece se ne è pulito le mani e è passato come in realtà quello che non era. Insomma, una Sara Fifella in lacrime su Instagram, che però trova conforto nelle parole della nostra amica gossipara Deianira, che stranamente diciamo che si schiera dalla sua parte. Ragazzi, io non ho potuto fare a meno di vedere gli sfoghi di Sara Fifella su Instagram, innanzitutto perché comunque la seguo, perché è una ragazza che ha fatto degli errori, ha chiesto scusa, ha ammesso, e quindi va bene così. Io, indipendentemente da quello che è successo, che è stato ormai chiarito e messo una pietra sopra, la seguo perché è una ragazza garbata, simpatica, carina, e quindi mi fa piacere a volte vedere le sue storie, anche i consigli che dà sull'estetica, sui capelli, sull'abbigliamento, eccetera. Però
trovo veramente così stupido e cattivo e irragionevole contattare un'azienda con cui una lavora e dire: voi fate lavorare questa persona che a noi non piace. Anche perché le aziende del mondo vestono, danno prodotti a qualsiasi tipo di persona, e noi personalmente non possiamo sapere se, per esempio, un'azienda, un vestito, un capo di abbiamento può essere indossato fino anche da un delinquente o meno. Quindi, se noi volessimo sapere le aziende a chi vendono, non dovremmo utilizzare più niente nel mondo. Perché noi che ne sappiamo? Che dire, ragazzi, è vero, Sara Fifella ha sbagliato. Lo sa lei, lo sappiamo noi, lo sanno tutti. Ma sinceramente trovo ingiusto farle del mobbing. Cioè, per quanto anche io non abbia mai condiviso il suo comportamento una volta uscita dal programma di Uomini e Donne, sinceramente mai mi sognerei di scrivere a 1000 aziende: non fate lavorare Sara Fifella, ma come vi siete permessi, bla bla bla. Cioè, questo comportamento potevamo capirlo all'inizio dello scandalo, nel momento in cui c'è questo periodo, diciamo, di pubblicità negativa, e di conseguenza nessuna azienda ovviamente vorrebbe una persona come lei che facesse da testimonial per i propri prodotti. E io questo riesco a capirlo in un primo momento. Dopo un anno dallo scandalo, sinceramente, mi sembra eccessivo accanirsi ulteriormente su una persona che comunque ha chiesto scusa, non è voluta passare da vittima, ma anzi ripete anche lei di essere carnefice di se stessa, e sinceramente questo almeno le deve essere riconosciuto. Ma comunque, ragazzi, come sempre chiedo a voi di dirmi che cosa ne pensate, quindi qui sotto con un commento fatemi sapere che cosa pensate di tutta questa vicenda di Sara Fifella, se state dalla sua parte o se invece continuate a pensare che lei non debba lavorare con le aziende. Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social che vi lascio qui sotto nell'info box. Ma soprattutto su Instagram, dove sono Fabrizio Valerio per quanto riguarda il mio profilo personale, Valerio Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme, e ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Io e Mark, come sempre, vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta! Mark, vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!